di maggio 1470-71. La fanciulla, dice la tradizione, durante il terremoto si riparò sotto un albero e vide questo oggetto che mandava luce e era un cameo. Lei però, nella sua ignoranza, era un volto di donna, Diana Cacciatrice. Filetta, un piccolo villaggio rurale alle porte di Amatrice, fu protagonista sul finire del XV secolo di un fatto miracoloso. Il ritrovamento da parte di una pastorella di nome Chiara di un cameo romano che emanava una vivida luce. L'autorità religiosa ha riconosciuto che ci sono stati dei miracoli, delle guarigioni, delle conversioni, ma non abbiamo documenti perché è andato tutto distrutto. Sul luogo del rinvenimento fu autorizzata la costruzione di una piccola chiesa che divenne simbolo di fede ed aggregazione per tutta la comunità. Il cameo, protetto e custodito, veniva venerato nella chiesa di San Francesco Duomo e ogni anno, la domenica dell'Ascensione, una solenne processione guidata dal clero scendeva dalla città per raggiungere la chiesa, esponendo l'immagine all'interno di un prezioso reliquiario risalente al 1472. Opera dell'orafo ascolano Pietro Vannini. È ortodossa la fede che sta attorno a questa reliquia. È riuscita a riunire tutta la comunità rurale di allora, perché tutte le frazioni partecipavano, ognuno con i propri stendardi, andavano vestiti tutti. Adesso, fino a qualche anno fa, l'abbiamo fatto ancora con i labari, con gli stendardi. La festa patronale della Madonna di Filetta per secoli ha riunito intorno a sé l'intera comunità amatriciana, rendendola custode di un prezioso patrimonio religioso, artistico e culturale da conservare e tramandare nel tempo. Attorno alla chiesa il popolo si è riunito e ha ritrovato la fiducia in Dio, soprattutto per chi deve venire dopo di noi. Siamo pellegrini, ecco queste processioni che si fanno, ci ricordano che siamo da Dio, veniamo a Lui, torniamo.